A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. Salve a tutti, sono Fabio Petrucci e in Cinema Protogiallo Italiano da Torino alla Sicilia, la nascita di un genere, secondo volume della collana Cinefocus di AS Cinema, ho curato il capitolo Romanzo Giallo Romanzo Criminale. Questo capitolo del libro ha come scopo quello di ricostruire la nascita del genere letterario genericamente definito in Italia giallo, che ha rappresentato la più naturale e fondamentale fonte di ispirazione per l'omonimo genere cinematografico. Il capitolo traccia la storia del genere partendo dai tempi più remoti, rintracciando già nelle prime opere letterarie della storia alcuni degli elementi che nell'Ottocento, amalgamandosi, daranno vita ad un nuovo genere letterario, destinato ad un successo planetario. Dopo averne trattato le origini più remote, il capitolo prosegue con la ricostruzione della vera e propria genesi del genere giallo o poliziesco, attribuita al grande scrittore americano Edgar Allan Poe, in particolare al suo racconto intitolato I delitti della Rue Morgue, pubblicato nel 1841. A Poe seguono tutti i grandi maestri del poliziesco ottocentesco, da Emil Gaboriau a Wilkie Collins, fino al celeberrimo Arthur Conan Doyle, inventore di Sherlock Holmes. Trattando poi dei successivi sviluppi, il capitolo si avventura nell'analisi dei sottogeneri nati tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Infine, un focus specifico è dedicato allo sviluppo del genere protogiallo in Italia, dai suoi primordi più antichi, con autori come Francesco Mastriani, fino all'epopea degli anni 30, con i celebri gialli Mondadori, e poi fino ad arrivare ad autori determinanti anche per il giallo contemporaneo, come Giorgio Scerbanenko e Franco Enna. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.